l'Alfa Romeo 4C è di una bellezza sconvolgente. Penso che non abbia difetti in termini puramente estetici. È larga, è bassa, la sua progettazione è focalizzata sul contenimento del peso. Motore 1.7 da 241 cavalli per dare filo da torcere ad auto che costano il doppio di lei. Questo perché il suo peso è estremamente contenuto. Abbiamo un telaio in monoscocca di carbonio che pesa solamente 65 kg. Quindi, anche per quanto riguarda la torsione del telaio, la macchina rimane sempre estremamente compatta, agilissima tra le curve e con dei limiti di aderenza, quindi di tenuta di strada, molto elevati. Trazione posteriore, cambio robotizzato TCT doppia frizione a 6 rapporti. Fantastica! Compostissima! Può essere anche equipaggiata con lo scarico Racing, omologato ovviamente, che rende il suono ancora più pieno, più bello. È una macchina targata, la usi in città, la usi sui passi, ma è anche pensata per la pista. Però attenzione, perché questa macchina portata al limite necessita di una guida esperta, di un bel manico. La dotazione del modello portato su questa prova è quella con aria condizionata e impianto stereo. Ma se vuoi essere ancora più leggero, ancora più maschio, c'è pure quella Senza che rende ancora tutto un po' più race. Bentornati sul canale. Oggi Alfa Romeo 4C. Ho analizzato quelli che secondo me sono i suoi pregi, ma anche i suoi difetti. È un'auto davvero speciale che volevo portare sul canale da tantissimo tempo. Finalmente c'è e ne vado molto fiero. Mi raccomando, iscriviti al canale, per me è importantissimo, mi aiuta a farlo crescere. Metti like e ovviamente mi vado a leggere tutti i commenti, quindi qui sotto scrivi cosa pensi. Buona visione! La macchina è stata trasportata col carrello da Perugia fino da noi in Abruzzo. Michele, giustamente, in autostrada ci vuole fare pochi chilometri, meglio tra le curve, no? Da qui ti voglio raccontare i suoi punti di forza. Partiamo dai suoi pregi. Essendo una macchina così leggera e così bassa, ha una tenuta di strada pazzesca. Ovviamente dipende anche dal sistema delle sospensioni, ne parliamo tra un attimo. Gli inserimenti in curva sono estremamente precisi e molto rapidi, e appena le gomme entrano in temperatura tra le curve, la senti veramente incollata all'asfalto. È una bella sensazione che poche macchine danno. Mi ricorda un po' le Lotus sotto questo punto di vista. Quindi grande tenuta di strada, primo punto di forza. Che bella che è, pazzesca! Un altro pregio è quello di essere una piccola supercar dal prezzo abbordabile. Quando fu lanciata, se non erro, il prezzo oscillava tra i 50 e i 55 mila euro. Probabilmente ora sarà anche un po' cresciuto, ma ci sta perché è una macchina molto particolare, è unica. Quindi ecco, una supercar a un prezzo ancora contenuto. Terzo grandissimo pregio, la sua unicità in termini estetici. Ragazzi, guardiamola, di che cosa stiamo parlando? È una macchina, a mio parere, bellissima. Non sono riuscito, credetemi, a trovarle un difetto estetico. È quella macchina che guardi davanti ed è bella. La guardi da dietro, è bella. Di lato, tre quarti, è sempre bella. Ha delle linee sinuosissime, è disegnata dal vento. Mi fa impazzire. È proprio una bellissima Alfa Romeo. Trazione posteriore. Quarto pregio, le sospensioni. All'anteriore abbiamo un quadrilatero trasversale
che è fantastico ed è ancora più sofisticato rispetto al Mac Person impegnato sul retrotreno. Tra le curve è assolutamente una lama, parlavo in questi esatti termini delle Lotus Elise ed Exige, ma lo ritrovo anche nell'Alfa Romeo 4C, che è un po' più comoda delle Lotus e anche più bella volendo. Tiene tantissimo. Questa qui ti devi dare del lei appena ci sali, mano a mano acquisti fiducia e ti rendi conto del potenziale di questa macchina che è altissimo. Un altro punto di forza secondo me è l'assoluta assenza di sottosterzo. Ha un avantreno, ragazzi, spettacolare, non sottosterza in alcun modo. Sembra di guidare una macchina da corsa mascherata, targata per uso cittadino quotidiano, ma anche tra i passi, dove ti tira fuori un bel sorriso, cioè è proprio lì che vai a valorizzare questa macchina, sia in modalità sportiva ma anche nella modalità race, che va a disattivare i controlli e si attivano, diciamo, la risposta del pedale dell'acceleratore, del motore, una serie di caratteristiche che la rendono più grintosa. Il motore è un altro pregio della macchina, perché è un turbo, un 4 cilindri da 1,7 litri, e spinge sempre forte, fa lo 0-100 in 4 secondi e mezzo. Nel complesso una frenata eccezionale, sempre coppia a tutte le marce, puoi venire giù nei tornanti anche di terza, short shifting, la macchina va sempre, ha sempre motore, molto molto bella, molto composta. Il cambio è una fucilata e grazie al suo peso estremamente ridotto va, la macchina ti dà la sensazione di velocità, che è fondamentale in un progetto del genere. Mi sudano le mani, questo è positivo. Il cambio è una fucilata, doppia frizione, sei rapporti, devastante. Calcio dietro la schiena, lo dai, come? Mamma mia, che macchina strepitosa! Con queste grandi velocità poi pensiamo subito ai freni, a fermare la macchina. Ecco, questa macchina ha l'impianto frenante esattamente giusto e pensato per lei. Che intendo? Intendo dire che la sensibilità, il feedback al pedale del freno mi ricorda un po' quello del Lamborghini Superleggera. Una corsa ridotta, un ottimo feedback, pedale sempre lì in termini di resistenza, non si stanca mai, e andando giù per i passi a fuoco, quindi frenando ripetutamente anche con frenate lunghe, la macchina non ha fatto una piega mai. Intendo il freno era sempre lì, sempre pronto, sempre deciso, con un mordente giusto, un bel pedalone messo al centro, quindi bello per frenare col piede destro ma anche col piede sinistro, sempre consistente. Tra i migliori pregi di questa 4C c'è assolutamente l'erogazione del motore, sempre pronto in tutte le marce, ma ragazzi, tra sterzo e feedback al pedale del freno, ecco, il feedback del pedale del freno è una delle cose che mi piace maggiormente di questa 4C, che la distacca un po' dalle Lotus perché ha un cambio a 6 rapporti doppia frizione automatico, quindi ecco, sei meno connesso con la vettura ma allo stesso tempo puoi tenere le mani sul volante, frenare col piede sinistro e avere questa grande grande capacità di guida, che come potete vedere col posteriore che parte anche un pochino è meravigliosa, emoziona tantissimo. Sto frenando col sinistro, sto provando e ti dico che il feedback di questo diavoletto rosso è strepitoso. Ed ultimo pregio, ti direi questo telaio in monoscocca di carbonio e alluminio che non torce, la macchina compattissima, che tra le curve rende il comportamento molto intuitivo e fantastico nei transitori.
e anche sulle percorrenze curva più veloci. Però, e qui iniziano i vari però, questa macchina ha anche dei difetti. Parliamone. E qui, ragazzi, sui difetti mi sono preso anche qualche appunto che voglio un attimo vedere insieme a voi. Partiamo dalla cosa più semplice, più facile da migliorare, i sedili. I sedili li abbiamo visti, sono bellissimi, quindi intoccabili secondo me. Però chi compra una 4C ci vuole andare anche forte, ci vuole andare forte in pista. Se non siamo appoggiati bene con la schiena nella nostra zona lombare, anche qui sopra, vicino alle spalle, ecco, il nostro corpo si muove troppo. Muovendosi troppo perdiamo un po' di fiducia di guida, non riusciamo ad andare forte. Ecco, cosa voglio dire? Che i sedili non sono abbastanza avvolgenti come mi sarei aspettato su un modello di auto del genere. Sarà anche perché mi sto muovendo moltissimo nella zona lombare di questo sedile. Che ti potrei dire, ecco, uno dei primi difetti che avverto è proprio questo della seduta poco contenitiva. Il secondo difetto, e qui invece si apre un paragrafo un po' più ampio, lo sterzo. Penso che sia poco comunicativo, troppo sensibile alle sconnessioni dell'asfalto e anche ai piccoli angoli. Tende questo sterzo a seguire molto le irregolarità dell'asfalto. Vero anche è che man mano che la guidi e che le gomme entrano in temperatura e che capisci che va guidata in un altro modo questa macchina, questo difetto dello sterzo, il primo che ho avvertito, va a migliorare sempre di più. Cioè siamo anche noi che ci dobbiamo accordare un po' in base a quello che stiamo guidando, perché questa macchina ha un bel carattere e va rispettata, va principalmente capita, rispettata e poi guidata. Cioè, bisogna approcciare con calma con lei. Invece, per quanto riguarda la demoltiplicazione dello sterzo, non ho nulla da È ridire. giusta per dei passi di montagna, incrocio le braccia al limite ma senza mai doverle staccare, quindi anche qui ci siamo. Lo sappiate che fare manovra con questa macchina è un inferno perché non ha il servo sterzo. La gomma calda comincia a tenere che è uno spasso. Sterzo che è privo di servoassistenza, cioè non c'è il servo sterzo. Quindi, bello il carico tra le curve, no? Ma in città è un incubo. Prova a fare manovra con questa macchina e ti fai una di quelle sudate che, terribili. Infatti, ecco perché il proprietario, secondo me, l'ha scelta con l'aria condizionata, perché aveva capito quanta fatica si fa per fare un semplice parcheggio. Lo sterzo a 0 km/h è durissimo. Composta, bilanciata, motore centrale, trazione posteriore. Perché ho tardato così tanto a portarla? Dio santissimo! Diamole del lei, non la conosco assolutamente, però ne sento un potenziale favoloso. Terza marcia, esci in coppia! Che motore, 1750! Ma questo, sai, questa spinta, secondo me, dipende molto, moltissimo dal peso estremamente ridotto di questa 4C. Solamente 950 kg, rendetevi conto, un telaio in monoscocca di carbonio da 65 kg. Ma la cosa incredibile è l'avantreno. Sentiamo questa percorrenza curva. Oh mio Dio, ragazzi. È anche buono il carico dello sterzo. Ho sentito dire che si alleggeriva molto ad alte velocità, ma non avverto questa sensazione per ora. Merito probabilmente di Michele, che ha fatto un nuovo assetto e anche degli angoli leggermente più aggressivi, aggressivi intendo con dei gradi, un'inclinazione di camber che ti permette di essere ancora più tagliente nell'ingresso e nella percorrenza curva.
parliamo del cambio. Ho visto recensioni, ho letto anche articoli che invece parlano di un cambio buono in cambiata, in effetti è fulmineo, però è un cambio che in scalata a me non piace, ti spiego perché. TCT, doppia frizione, 6 rapporti, robotizzato. E qui. In cambiata ti dà una bella botta, un bel calcetto dietro, che ci piace. In scalata, quando lo chiami, è poco presente. Poco presente perché io ho sempre come termine di paragone il cambio della Porsche GT3, il punto di riferimento dei cambi automatici a doppia frizione, quindi di un segmento alto, sì è vero, ma perché non dotare una 4C di un cambio del genere? Cioè, ti chiamo e tu mi spari uno di quei rev match che la metà basta, cioè... subito, veloce, immediato, così. Questa macchina non ce l'ha. Secondo me l'ideale, c'è la miseria, 4C se l'avessi fatto, l'avrei messa in garage domani mattina. Manuale. La facevi manuale, era in assoluto la macchina più bella del mondo. 3 pedali. Vabbè, io ho un debole per i manuali. Quindi per chiudere il discorso del cambio senza scherzare, è un ottimo cambio, va benissimo per il 90% delle persone. A me non fa impazzire perché non mi emoziona. Per me la componente emozionale è fondamentale. Efficace, funziona, ma emoziona poco. Parere personalissimo. Voi che ne pensate? Commenti. Diciamo che i pregi che ha hanno un valore più alto rispetto ai difetti. Perché secondo me la macchina perfetta non esiste, anche questa non è la macchina perfetta. Di bello ha che in modalità race, con una trazione posteriore, quindi con i controlli disattivati, puoi giocarci molto. Devi semplicemente attivare questo tasto e la macchina si trasforma, diventa molto più libera e anche più impegnativa da guidare. Merito anche del differenziale a slittamento limitato. Si può attivare anche la funzione del launch control, che porta il regime di giri a 6000 per delle partenze fulminee, addirittura fa lo 0-100 in 4,2 secondi. Però ho evitato di farlo perché torturarla così non mi piace. Di bello ha che è una macchina assolutamente meravigliosa. Di bello ha anche il carattere che non comprendi subito, non ne capisci subito il comportamento e quindi questa è una cosa che affascina. È una macchina bassissima, quindi stra scomoda, ma con un fascino impareggiabile, soprattutto perché la carreggiata è larghissima, l'abbiamo vista su strada. Io quando facevo le riprese ero con un occhio nella telecamera e con l'altro sognavo guardandola, perché veramente sono linee disegnate dal vento, complimenti. Anche dentro è bellissimo con questo carbonio, le plastiche, nel senso che le plastiche mi fanno pensare sempre un pochino al chip, però sai, no, per il contenimento del peso, ecco, i 3 pedali, il cambio ricavato in quel modo delle Lotus, Elise, Exige, mi affascina di più di tutto quel plasticone che ha la 4C. Nel complesso esteticamente è più bella delle Lotus, e va anche più forte per certi aspetti, ma poi sono gusti. Mi manca il cambio manuale qui. Il colore anche della macchina è stupendo. Ci sono delle cose che mi fanno sognare in questo esemplare. Nel mio ranking di auto del genere, quindi compatte, leggere, super sportive, lei e la Lotus Exige sono ai primi 2 posti. Non ti saprei dire con sincerità quale preferirei tra le due. Sicuramente, dai, sì, invece te lo dico, preferirei la 4C perché è italiana e ovviamente io sono italiano e ci tengo a questo. Sono, come penso anche voi, è un orgoglio per noi. Io, nel momento in cui sono rientrato a casa dopo la prova, la prima cosa che ho fatto è stata quella di aprire in maniera malsana, malsanissima, AutoScout. Questa costava 50-55, dipendeva dall'allestimento, quando è uscita. Ma adesso siamo già saliti di un bel po', eh? Sì, siamo saliti, sì. A quanto si trova sta macchina adesso? Adesso il valore medio è sui 90.000 euro. Ok. A noi piace farci male, dico a noi perché sono sicuro che alcuni di voi già l'avranno fatto e altri lo faranno dopo aver visto questo video, cioè quello di entrare online perché no, magari dici vabbè, Me la voglio comprare, è una macchina da mettere in garage, sicuramente sì. Se questa macchina avesse avuto
Il cambio manuale sarebbe stata, secondo me, la macchina perfetta. Ma non esiste la macchina perfetta. O forse sì. Sì, forse esiste, la Porsche GT3 992. Ma non perdiamoci in chiacchiere. Siccome voi siete matti come me, siete andati o andrete su AutoScout. Mi lego, infatti, su questo punto allo sponsor del video Carfax, perché anche io, come ho fatto, cosa ho fatto io con la mia S3? Mi sono fatto un giro su Carfax prima di andarla a comprare, perché conviene sapere se sono stati segnalati dei danni nel loro database, se sono state fatte delle letture di chilometraggio, importazioni, eccetera. Nel caso di questa 4C, che è stata immatricolata all'estero nel 2016, poi importata in Italia nel 2020, da allora ha avuto solamente un proprietario, Michele. Non sono stati segnalati danni o incongruenze di chilometraggio, non ci sono ipoteche, non ci sono vincoli amministrativi, è perfetta. Quindi deve diventare una sorta di routine. Ogni volta che vogliamo acquistare una macchina, sia che la compriamo o meno, prima di spostarci, di fare chilometri, eccetera, facciamoci fare un bel Carfax. Costa poco, ma costa ancora meno se utilizzi il codice sconto Torrisi20 che ti lascio qui sotto in descrizione. Torniamo al video. Che pull! Fantastica! Dinamica di guida, ragazzi, questa è la dinamica di guida, assolutamente sì. Che ti dico, guarda che strade sconnesse, avevo paura stanotte, motivo per il quale non ho dormito, mi sono detto, ho pensato che questa macchina avesse un comportamento estremamente scorbutico su delle strade così sconnesse, e invece no. E invece questo telaio, questo assetto, devo dire che copia bene. Ovviamente non è un'auto da rally, è un'auto molto affilata, quindi sento tutto attraverso lo sterzo, per carità. Ma ricordiamoci che una volta mandata in temperatura la gomma, ovviamente soprattutto all'anteriore, che è poi la gomma che ci comunica maggiormente cosa sta passando sotto le ruote, ecco, la macchina comincia a essere proprio una molto amichevole. Godiamoci un attimo un'accelerazione. Dichiarato in 4 secondi e mezzo, questa secondo me lo fa anche in 4,2, ha qualche cavallo in più rispetto alla stock, parliamo di 270 cavalli, mi diceva il proprietario, e confermo che l'avantreno è una roba da pazzi. E poi quando lascio il gas, tu che la guidi tutti i giorni, che mi dici, come ti trovi? Allora, è una macchina sicuramente molto divertente, molto prestante. E come macchina di tutti i giorni, alle volte risulta scomoda, ok? Però sicuramente quando l'accendi e inizi a fare i primi chilometri, la sensazione che dà è veramente bella. Quindi io personalmente non la cambierei, assolutamente no. Sempre grazie a te, Miki. Non so veramente come ringraziarti per questa grande opportunità. So che dare le auto, a cui si tiene moltissimo, a chi fa le prove, non è mai una cosa scontata. Esatto, esatto. Però ti ringrazio e spero che con questo video la valorizzeremo. Speriamo. Andiamo a bordo? Grazie ancora, caro. Grazie. Ovviamente, amici, se volete andare a trovare Michele su Instagram, @madmike96, vi lascio qui sotto in descrizione il suo profilo. Grazie. Grazie a te. Cari miei, la 4C la conoscevate già e io spero di aver fatto qualcosa in più in questo video, dando il mio parere, semplicemente. Iscrivetevi al canale, andatevi a vedere anche lo shop online che ho qui sotto con felpe, magliette e cappellini, che vi assicuro sono di altissima qualità. Se te la compri e non ti piace la qualità, me la rimandi indietro e ti ridò i soldi, parola. Iscrivetevi al mio canale, anche quello è importante per me. E basta, dal nord, dal sud, dalla Sicilia, dalla Sardegna, io vi stimo, vi adoro, vi rispondo ai commenti, vi voglio bene e noi ci vediamo nella prossima puntata. Ciao! Oh, yeah.